italiano, a 18 anni, 17, 18 anni, ho cominciato a suonare in giro, prima ero quello di Bettini, poi c'era a Roma questo posto che si chiamava Il Locale, che adesso è chiuso, che era un punto di arrivo, perché suonare lì poteva voler dire suonare davanti a qualche, all'epoca c'erano ancora un po' di scout, di manager, di cose Si faceva ancora scout, in si faceva ancora scout, non c'era MySpace. non c'era X Factor. Passarono due famosi fratelli a Roma, che erano i fratelli Sigliaglia, che erano conosciuti per aver scoperto Niccolò Fabi, Gazzè. Io filmai all'epoca praticamente il film Mancino, cioè eravamo in due studi separati, da una parte c'era lui, dall'altra io con Daniele Sinigaglia, dall'altra con Riccardo. E loro mi facevano arrivare a un contratto con la Virgin, un contratto in casting, percentuali orrende, tipo che per guadagnare dei soldi almeno dovevi vendere 50-60 mila copie. Prima di quel tetto non c'era, però al di là di queste considerazioni da vecchio all'epoca era un sogno. Una cosa bella che mi era successa appena avevo firmato il contratto era che mi diedero la possibilità di fare un EP, una cosa che è un piccolo disco di 3-4 pezzi. E quella cosa riuscì a farla veramente come desideravo, volevo fare chitarra con un quartetto d'archi, e fu una cosa che fu presa, serviva alla stampa fondamentalmente, volevano usarla come pre-release del disco per far girare un po' il nome e far capire che cosa facevo. Mi proposero di presentare un pezzo a Sanremo. Io avevo un pezzo che mi piaceva, ma poco sanremese. In realtà la cosa piacevole con loro è che apprezzavano questa linea un po' fuori dallo schema sanremese. Provavamo a presentare questa canzone che si chiama Il Signor Domani, ed era una cosa di cui, a cui cioè una canzone a cui tenevo molto, l'idea di andare a Sanremo. Insomma, passarono le varie selezioni, andavamo a Sanremo. E fu una bella esperienza. Poi riuscii a ottenere finalmente un budget serio per fare un video di una canzone che si chiama Respira. Dopo 3-4 video in digitale allucinanti, erano brutti, ci spendevano comunque dei soldi, erano ridicoli. E poi nessuna televisione li voleva passare, perché magari erano, mi ricordo un video del Signor Domani, che perché aveva le interferenze. C'era un televisore con delle interferenze, ogni tanto c'era un'immagine con delle interferenze, e diceva che MTV ci disse: no, questo video non può andare perché le interferenze poi pensano che è la televisione, che va. Insomma, magari mi faceva anche schifo tutta la cosa, però ecco. Forse viaggio troppo io con la fantasia. Quando penso a un mondo. Cominciando a lavorare sul secondo disco, io per primo ho pensato che dovevo in qualche modo
mi ero trovato di fronte alla realtà, cioè i miei pezzi non li passano in radio perché mi piacciono le armonie minori e certe cose, e fondamentalmente se accendi la radio, una radio network, una radio commerciale, certe cose che probabilmente ci ascoltiamo tutti e che si conoscono per il passaporto, le radio non passano mai, cioè quelle radio lì non passano. Allora ho pensato prima, vabbè, magari ammorbidisco dei pezzi, se mi vengono ci provo, però provo a mantenere quello che penso possa essere il mio stile, cerco di lavorare, però mentre stavo lavorando al secondo disco, licenziarono il direttore generale della mia etichetta. Io scrivo, i pezzi sono questi, però se voi avete un'idea di come produrre questo disco, avete un'idea di un produttore artistico che dovete affiancarmi, sono forse a disposizione. E loro me ne hanno proposti un po', abbiamo fatto delle prove, finché non ho incontrato Giuliano Borsier, che è poi il produttore del mio secondo disco, che è un disco che ha dei suoni e dei pezzi molto diversi dal primo, che ha ottenuto quello che io desideravo, cioè un massiccio passaggio radiofonico, ma chiaramente poi mi è riarrivato addosso dietro il collo, io pensavo di prendere in mano la situazione, e invece è un po' difficile riprenderla in mano. L'ho fatto con un'estrema leggerezza e anche con un filo spesso di depressione nata dal fatto che il disco a cui io tenevo fortemente, che era tutta la mia vita, che era il primo disco, non aveva fatto quello che mi immaginavo, e quindi comunque quando ti succede una cosa del genere metti in discussione tutte le tue piccole follie, la voglia di cercare il tuo suono.